Il calcio si dota, potrebbe farlo presto, di un nuovo protocollo, diverso e migliorato rispetto a quello sul quale si è discusso per giorni e che nei fatti non ha convinto in primis quelle società, specie in Serie A, che stanno tornando piano piano al lavoro di gruppo nei rispettivi centri sportivi. Il nuovo documento preparato nelle ultime ore dalla Lega di Serie A e dalla Federcalcio è stato ricevuto dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora ed è probabile che a breve possa arrivare il via libera per adottarlo in maniera definitiva. In settimana, quando tutte le compagini di Serie A torneranno agli allenamenti di gruppo, la decisione dovrà essere di fatto definitiva per poter prospettare una ripresa il 13 giugno o giù di lì, come nelle intenzioni. Il nuovo documento reca tre capisaldi fondamentali. Il primo è quello che riguarda la ripetitività dei test, cambiando le procedure di screening iniziale applicate ai soggetti in possesso della scheda sanitaria FIGC. La necessità di effettuare più controlli sul gruppo squadra porta alla scelta dello schema della Federazione Medico-Sportiva, che era stato messo da parte nella precedente versione. Il test molecolare, l'esame del tampone, verrà effettuato a 72-96 ore dall'inizio degli allenamenti di gruppo e al tempo zero degli allenamenti collettivi. Poi verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi verrà effettuato all'inizio degli allenamenti collettivi e poi ogni 14 giorni. I giocatori e il resto del gruppo squadra vengono divisi in due e non più in tre gruppi. Salta la divisione fra positivi e positivi lievi. L'obiettivo è quello di creare un gruppo medicalmente coerente con le indicazioni già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alle misure per il contenimento epidemico. Secondo punto, niente più raduno blindato e chiuso a qualsiasi contatto con l'esterno. Resta il concetto di gruppo squadra, che però sarà organizzato senza far ricorso alla clausura nel centro di allenamento delle squadre. I soggetti appartenenti al gruppo squadra dovranno raggiungere il luogo dell'allenamento e far ritorno al domicilio al termine dell'allenamento stesso con mezzi propri e rispettando le misure anticontagio. Dovranno essere evitati per quanto possibile gli autisti. Tutti i soggetti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine e, quando previsto, anche l'uso dei guanti. Naturalmente la fine del concetto di raduno blindato attenua le responsabilità del medico sociale e del medico del lavoro per le figure non sportive, che naturalmente coprirà solo il momento degli allenamenti dei calciatori. Sulla posizione dei medici, peraltro, si è espresso il professor Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione Medici del Calcio. Si potrà giocare, ha detto a Radio Rai, cercando di rischiare il meno possibile. Devono essere linee guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili. Inconcepibile che la responsabilità sia data solo al medico. I giocatori dovrebbero firmare un foglio in cui si attengono alle linee guida. Terzo caposaldo. Il vero nodo è sempre stato infatti quello riguardante la possibilità di un contagio durante la fase di preparazione. Che fare nel caso di una positività registrata durante gli allenamenti? Si dovrà provvedere all'immediato isolamento del soggetto interessato. E gli altri? Da quel momento, c'è scritto nel protocollo, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata. Saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del medico sociale. Saranno sottoposti ad esecuzione di tampone, anche rapido, ogni 48 ore per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all'accertata positività e da ripetersi dopo 10 giorni o secondo periodicità o ulteriori indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Nessun componente del suddetto gruppo squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti. E anche su questo il professor Castellacci ha puntualizzato. Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori ad un'ulteriore quarantena. Bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un po' flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di Covid-19. Penso, ha concluso Castellacci, che il 13 giugno si possa davvero ricominciare.